Ti avevo detto di fare l'arco su panca, non devi stare piatto come un asse da bucato. Neanche al cesso si può stare in santa pace. Ma si può mangiare in pace? Mannaggia a me che ho aperto il canale abbonamenti. Che è adesso? Devi stare depresso, non addotto. Quante volte te l'ho detto? Salve a tutti e benvenuti a questo video tutorial su come filmare le alzate nei vostri allenamenti. Nel momento che state guardando questo filmato avrò appena aperto la sezione abbonamenti del canale. Beh, Domingo, hai 10.000 iscritti, già ti sei montato la testa e vuoi prenderti anche i nostri soldi? Beh, no ragazzi, in realtà non è così. Siccome da un po' di tempo a questa parte molta gente mi manda video in chat sui social, ciao Domi, correggi questa panca? Secondo te è sotto il parallelo, ma lo stacco è schienato? E io ovviamente rispondo sempre. Il tempo sta diventando un po' tiranno, ora che sto facendo due video a settimana, e quindi ho pensato di mettere un filtro a tutte queste richieste e gestirle attraverso una sezione abbonamenti. Ci sono 5 livelli. Il primo livello è una sezione tipo privé in cui avrete accesso a un gruppo Telegram privato e potete chiedermi tutta una sorta di cose che di solito mi chiedono nella chat, più o meno il prezzo di un Big Mac. Poi c'è il secondo livello, per quelli che vogliono ovviamente sapere come correggere un problema che hanno su squat, panca e stacco, in generale su qualunque multiarticolare. In questo caso invece per il prezzo di un menu medio del McDonald's possono farsi correggere un singolo video, una tantum, per tutto l'arco del mese. Mentre se volessero prendere un menu grande, hanno diritto a 3 o 4 al massimo multiarticolari da vedere sempre una tantum per tutto il mese. Poi c'è il livello successivo, che si va già verso il costo di 2 menu del McDonald's, per cui si ha accesso a un'intera settimana di correzioni. Cioè per una settimana intera mi potete mandare le vostre 4 sedute di allenamento tipiche in cui mi mostrate i vostri fondamentali, quindi panca, squat e stacco. Se poi non vi basta e volete il livello successivo, avrete diritto addirittura a un intero mese di correzioni. Perché pagare per avere giusto un input sull'alzata? Tecnica è tutto. La tecnica viene prima del programma, quindi un input fatto bene può dare un buon successo al vostro programma. Immaginate di fare uno squat fatto male e fate un programma di 12 settimane, avrete fatto 12 settimane di merda. Quindi non è da sottovalutare, molti di voi poi non sono neanche abituati a riprendersi, per questo fra un po' vi spiegherò anche quali tipi di prospettive mi servono per poter visionare i vostri errori nelle vostre alzate e darvi la soluzione ovviamente. Quindi c'è livello 1, mi potete rompere le scatole per un mese in questa chat privata Telegram, non ci sarà il vostro numero di telefono, vi preoccupate per questa cosa, tutto privato. Livello 2 ovviamente mi date un video di una singola alzata a vostra scelta, io ve la correggo. Livello 3 mi date tutti i multiarticolari, sempre una tantum, ve li correggo. Livello 4, avrete accesso a un'intera settimana di allenamenti che mi potete mandare e vi potrò visionare. Livello 5, un mese intero. Che differenza c'è tra il coaching che faccio di solito, che non avrete la programmazione ovviamente? Vedetela come una sorta di demo, di assaggio dell'antipasto, uno stuzzichino di me. Guarda, con Poliandri non mi va di andare fino in fondo, io alla fine mi so allenare, ho bisogno che ogni tanto mi guardi le alzate, quindi è come uno scatto alla risposta. Non voglio tutto il menù, voglio solamente l'antipasto, oppure solo il primo o solo il secondo. Quindi abbonandovi al mio canale avrete accesso a tutta una serie di informazioni che vi posso mandare in privato, canale preferenziale con me per poter vedere i vostri video e correggervi e quindi sistemare una volta per tutte le vostre alzate. Ora la mia paura, non vorrei che ci sia un'adesione di massa e può essere pure che devo spegnere il telefono perché non riesco a gestirvi tutti. Facciamo una prova intanto. Per chi invece dovesse storcere il naso per questa cosa, supponiamo che voi abbiate la macchina che vi fa le bizze, no? Comincia ad andare avanti e dietro. Problemi al motore, problemi all'alimentazione, non lo sappiamo. Andiamo dal meccanico, in questo caso sarei io, il tizio predisposto a correggere, trovare la soluzione al vostro problema, biomeccanico in questo caso. Apro il cofano della macchina, capisco al volo il problema perché ne ho viste tante di queste cose, prendo la candela e la sostituisco. Magicamente la macchina, ripartendo, funziona senza problemi. Voi dite, ah ma sei un mago, hai risolto il problema in pochi secondi. Beh, ovviamente la mia esperienza mi porta ormai a aver capito al volo il problema. Quanto ti devo? Bah, 50 euro. Buttata lì, non è che costa questo. Ma come? Ma per 10 secondi di lavoro? Sì, 10 secondi ce li ho messi io perché ormai sono esperto. Ma tu quanto ci avresti messo?
magari avresti smontato tutto il motore, ti saresti fatto un sacco di paranoie. Grazie a me hai risparmiato tempo e non hai neanche danneggiato troppo la macchina a forza di andarci in giro. Quindi, tradotto, supponiamo che voi abbiate un'alzata inefficiente, che a lungo potrebbe portarvi infortuni e stalli. Non vorreste risolverlo subito? Magari una cavolata, come nel caso di Marco P. È bastato rilassare il trapezio per passare da 220 a casa mia a 260 kg. Ora che avete capito come funziona l'abbonamento e questo tipo di rapporto tra me e voi, devo ovviamente istruirvi su come fare i video. Perché ci sono persone che mi mandano le inquadrature più disparate e ci sarebbe da fargli un corso di regia. Allora, adesso vi mostrerò come nella chat va visualizzato il video. Tagliate ovviamente la parte iniziale e la parte finale, non mi mandate voi che state lì e premete il pulsante mentre filmate, perché allungate il video e mi fate solo scarica più giga. Quindi, supponiamo, in questo caso userò WhatsApp perché lavoro principalmente con questo, con i miei contatti più privati. Ora apro questo video di Danilo Procopio, in questo caso, che mi manda lo squat. Questa è una visuale a tre quarti che mi può essere utile per vedere la stanza dei piedi, magari filmate un po' più basso perché qui non si vede. Poi abbiamo una visuale di profilo che è migliore per vedere l'altezza del vostro femore quando rompete il parallelo, come in questo caso. Quindi l'obiettivo deve arrivare all'altezza della sbarra di sicurezza, così siete più sicuri, non troppo basso per terra né troppo alto. Poi prendiamo la panca piana, questa è una buona visuale d'insieme per vedere un po' tutto il setup di base, quindi visuale a tre quarti. Questa è un'ottima visuale per esempio per vedere il fermo al petto, perché ci sarebbe il disco di lato che vi coprirebbe, quindi vi mettete un po' più a sinistra, oppure la fate un po' più in alto. Sarebbe più comodo se aveste un ragazzo che vi dà una mano, oppure usate un treppiedi come quello che sto usando io per filmare questo video. Poi arriviamo allo stacco, la cosa migliore sarebbe un tre quarti avanti, oppure una visuale di lato. Quindi mi serve per vedere un po' come la posizione delle mani e la distanza dei piedi. Abbiamo lo stacco di lato, che mi serve per vedere la linea della schiena se è rettilinea, e quindi non filmate troppo in basso, se dovete stare più o meno alla stessa altezza del video che vi ho fatto vedere di squat di profilo. Ora, se venite con me, vi mostro come posizionare il telefono in una stanza più o meno di dimensioni medie, dove mettere il telefono quando vedete le vostre alzate, perché molti mi dicono Tommy, ma io non c'ho spazio, non riesco a fare i video. Si può fare tutto se avete un telefonino posizionato verticale o orizzontale. Adesso siamo nella mia stanza, la mia home gym, come vedete è una stanza di dimensioni medie e più o meno io ho un metro di distanza tra il mio rack e il muro dove metterò il telefonino. Ora, in questo caso, chiunque di voi ha un telefonino può filmare lo squat, panca e stacco senza problemi. Posizionate il telefonino in posizione verticale e cercate di riprendere sia il pavimento che la testa vostra, perché devo vedere anche i piedi. Ora, in questo caso è un po' troppo alto, quindi vi consiglio di metterlo da questo lato, che più o meno è all'altezza della sbarra di sicurezza. Ok, in questo modo. Quindi ora vi mostrerò come voglio che sia ripresa l'alzata facendo una prova con lo squat. Ok, vi posizionate esattamente di fianco alla telecamera e squattate in questo modo, così posso vedere se scendete sotto il parallelo. Quindi per lo squat sempre in verticale, mai orizzontale, perché sennò tagliate la testa o i piedi. Mentre la panca, essendo un'alzata che ti sposta orizzontalmente, è più comodo filmare col telefono orizzontale. Per la panca piana le visuali migliori sono filmare di profilo sul lato orizzontale. In questo caso posizionerò il telefono modalità selfie, ovviamente, in questo supporto che ho creato ad hoc. Ci vuole anche un po' di ingegno a volte. In questo modo si vedrà la panca sul lato orizzontale per vedere se sta col culo, se i piedi sono posizionati bene. Altre visuali che potreste fare, io in questo caso ho il cameraman, però un'idea potrebbe usare il cavalletto, che posizionato in questo modo potrete fare varie visuali. Il mio camera mi mostrerà adesso le inquadrature che potete ricreare voi col cavalletto oppure con una persona. La prima inquadratura è quella laterale. Un'altra visuale buona, anzi ottima, per vedere come il bilanciere scende in asse rispetto al petto: posizionate il tizio o il vostro cavalletto rialzato di fianco al disco nel momento in cui lo sgancio, cioè il bilanciere sarà perpendicolare al punto dell'obiettivo. Mettiti di fianco, completamente di fianco, ok. Il bilanciere sarà perpendicolare a voi, potete vedere la direzione del bilanciere molto meglio. Questa è la miglior visuale per correggere il fermo al petto, ok? Poi un'altra visuale è posizionarti alle mie spalle a tre quarti, in questo modo, così vedete l'incastro, magari riabbassato, ok? Potete farlo col cavalletto. La simmetria del bilanciere dall'alto, difficile se non avete una persona, quindi si posiziona sopra di me, quindi visuale d'uccello, in questo modo potete vedere se il bilanciere scende, diciamo, sul punto giusto del pettorale. In questo modo vedete anche se il tizio è storto o meno. A volte mi mandano questi tipi di video le persone: Domi, ma secondo te è buona la panca? E questa è la visuale che mi mandano. Come vedete non si vede una minchia,
meglio la pelata che le palle, insomma. Lo stacco da terra io ovviamente consiglio in verticale, come vi ho mostrato quando ero al computer. Volendo si potrebbe usare una visuale anche a tre quarti avanti, questa qui per esempio, che può essere utile per vedere la stance, specie se faccio sumo, in questo modo, una visuale che avete visto spesso nei miei video. Per vedere la larghezza delle mani può essere utile una visuale frontale, si vedono i piedi e tutto il busto, in modo che quando staccate io vedo anche l'ampiezza delle gambe. Poi la più didattica, per capire se la schiena è posizionata bene, in questo modo si vedrà la schiena se è chiusa o rettilinea. Con il telefonino lo posizioneremo, userò lo sgabello di mia figlia, quindi il telefonino lo metteremo qui, in questo modo, e si dovrebbe vedere l'alzata di lato. Insomma, le soluzioni sono tante. Quindi penso di avervi detto tutto per quanto riguarda il tutorial di come filmare le alzate. Me le mandate su Telegram, sul link che apparirà quando sarete abbonati, e poi io vi risponderò. Mi raccomando, didascalia. Vi ho fatto vedere tutte quante le visuali che mi servono per correggere i vostri video e Marco Pitti che mi sta mandando un video. Ok, in questo caso Marco Pitti mi ha mandato lo stacco sumo, vedete? Con didascalia io clicco, me lo guardo e vedo quello che sta facendo. Questa è una buona visuale di Marco che fa lo stacco sumo di lato. Lui mi scrive: potrei alternare un set di punk a un set di sumo? Vabbè, poi gli rispondo a male parole. In ogni modo, se non avete dove mettere il telefono, io vi consiglio di comprare questo cavalletto, c'è il link Amazon in descrizione. Questo basta che lo mettete qui, in questo modo. Ok? Così. Da oggi potrete abbonarvi al mio canale scegliendo tutti i livelli che volete. Avrete accesso a un canale Telegram in cui mandarmi i vostri video e io sarò lì a supervisionarli. A seconda di quello che volete potete scegliere livello 1, 2, 3 o 4. Ho messo dei titoli del tipo dal principiante all'avanzato. Io vi seguirò attraverso tre dispositivi che possono essere il mio tablet, il portatile quando sono seduto qui e in ultimo, ma non per questo meno importante, il mio telefono, quindi dovunque sono io vi rispondo. Non ho orari, come avrete visto anche da questi simpatici sketch che ho messo, potete disturbarmi. Ora, prima di concludere, vi farò le solite richieste di iscrizione al canale. Se vi è piaciuto questo video, mettete almeno 1000 likes, perché vi sarà utile in futuro, come mettere il telefonino. Vorrei fare un piccolo aggiornamento sugli ultimi due video. Ora, la questione Danny ormai è chiusa, come avete capito, il network ha patteggiato con me per la rimozione del vecchio video. Manco avessi fatto un porno. Danny in tutto questo non c'entra assolutamente nulla. Anzi, se non era per il network, lo strike sarebbe rimasto lì. Quindi non hanno fatto assolutamente nulla. E quindi ringrazio il network per questa risoluzione pacifica. Quanto invece all'ultimo video, quello sul dopato, qualcuno mi ha chiesto se fosse stata una montatura. Addirittura qualcuno ha pensato che il pentito non fossi neanche io, cioè non mi avevano riconosciuto. Tutto quello che ho raccontato è successo realmente così. Anche le dichiarazioni, non sei mio padre, faccio quello che voglio, sono tutte vere. Per cui adesso vi saluto perché Marco PT mi sta mandando una marea di notifiche e se non gli rispondo subito poi finisce per fare qualche cagata in allenamento. Peggio di una balia. Dovevi fare la settimana 2, non la settimana 1. Mannaggia. Scusate, ma se non vado di là a chiamarlo sparo una madonna davanti allo schermo. Santa pazienza. Un saluto e alla prossima. Piaciuta l'attrezzatura che ho usato in questo video, potete acquistarla sul sito powergear.it e potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 che è spendibile per qualsiasi attrezzatura trovate nel sito. Vi basterà semplicemente riempire il carrello e poi aggiungere sul coupon la scritta DOOM64 per avere un 6% di sconto sul totale. Quello che vi consiglio ovviamente è di comprare un half rack, un bilanciere e un set di dischi insieme alla panca piana. Se poi volete evitare di avere noie con i vicini, una bella pedana Power Gear professionale fa il caso vostro. Per qualsiasi domanda inerente all'attrezzatura potete scrivermi sotto ogni mio video e io sarò felice di rispondervi.